Bentrovati, come sempre, la nostra finestra sull'arte si riapre qui dal complesso turistico Averno Damiani e come ci avevano promesso sono tornati a trovarci il maestro Jean-Charles Spinat che viene da Nizza e Nizza ce l'ha dato in prestito, io spero per sempre. Per chi non Buonasera a tutti, conoscesse il grazie. francese, Giancarlo Spina è il giovane maestro, il giovane bravo Buonasera. e bello con tutte le B del mondo, Pasquale Caraviello. Pasquale, dobbiamo dire, è un regalo che dobbiamo al nostro maestro che ce lo ha presentato e del quale siamo orgogliosi, perché Pasquale, devi sapere che dopo la nostra, due nostre interviste, mi pare, dove noi abbiamo fatto vedere così sommariamente i tuoi quadri, sono stati tanti riscontri. Tu stesso mi dicevi che hai avuto centinaia Sì, di moltissime contatti, vero? visualizzazioni. Visualizzazioni di persone che erano anche seriamente interessate a questi quadri. Quindi proprio per questo noi abbiamo deciso oggi di approfondire un po' l'arte di Pasquale e soprattutto di farlo insieme alla guida più importante e più grande, il critico Spinat, perché è stato proprio da una critica del maestro che è nato poi questo rapporto con Pasquale e quindi la nostra conoscenza. Quindi questa volta noi abbiamo portato solo un piccolo numero di quadri, vero Pasquale, che di volta in volta vi faremo conoscere. Sarà lo stesso Pasquale a spiegarci di questo quadro l'ispirazione, il motivo che lo ha portato a dipingere e poi ci sarà la critica del maestro Spinat che continueremo poi a conoscere perché il maestro è un personaggio famosissimo a Nizza, anche qui, e ha vinto una miriade di premi che, come ho detto altre volte, ci vorrebbero decine e decine di trasmissioni per dirli tutti. E allora io, Pasquale, comincerei adesso con questo. Io ho anche uno mio preferito, non lo dico adesso, lo dico dopo. Fammi sentire un po' il riscontro tuo e l'impatto con la gente, oltre che i contatti, c'è stato? Ma sicuramente una grandissima soddisfazione a livello personale perché alcune persone mi hanno riconosciuto per strada. Addirittura. Sì, addirittura una persona disse: "Mi scusi, ma lei dipinge? Perché io l'ho vista al 695." Sì, sono io. E soprattutto la cosa importante è che mi stanno chiamando per guardare, per vedere i quadri da vicino e anche notizie in merito, ecco, un eventuale acquisto Beh, e partecipazione ad alcune esposizioni. dobbiamo dire che tu sei reduce da una mostra dove hai vinto anche un premio, lo vogliamo dire, da Cesenatico. Che cos'era questa? Cesenatico, abbiamo vinto il trofeo, dico abbiamo perché con la partecipazione del maestro abbiamo partecipato e vinto il trofeo Artista dell'Anno 2017 Bene, con bene. due tableau che magari Dopo magari rifacciamo, non è quest'oggi, magari poi faremo vedere la prossima la volta. prossima volta. Allora, mentre Io volevo voi, dire una cosa dimmi. importante, una cosa giusto anche così per farci una risata, il maestro credo sia troppo bravo. Un poco troppo, perché non so, per chi ha visto le altre trasmissioni, sicuramente i miei amici l'hanno viste tutti, e io scalo posizione. Non so se ci hanno fatto caso, io prima stavo seduto qua, adesso mi ritrovo al secondo Quindi vedi, posto. primo posto, abbiamo tutti scalato un posto per dare importanza al nostro maestro, ma scherziamo, scherziamo, è una posizione strategica perché voi adesso vi alzerete, magari mentre io continuo a trattenere gli ospiti, loro adesso signori raggiungeranno questi quadri che noi abbiamo esposto, ma solo una piccola parte, perché veramente i lavori di Pasquale sono tanti, Chiedo scusa, solo quelli ma di vorrei dire una Pasquale. cosa. Forse l'unico torto che ho Quale? di amare questi artisti è di volergli bene. Tutto qua. Tutto qua, Non poi ho dopo ti nient'altro da faremo dire, parlare di grazie. Pasquale, E dopo ti farò forse, dire non so tante se... cose. Lo hai amato, anche noi, attraverso te Grazie, abbiamo imparato ad amarlo anche noi. Quindi, grazie. Grazie, grazie. maestro, se lei anche si porta lì, cominciamo, se la nostra regia è pronta, con il primo quadro, che però posso dire è quello che mi piace di più. E Lo non sapevo. so perché, ma Pasquale dopo mi dirà che cosa rappresenta. Allora, Sì. Posso? sì. Allora, per chi non avesse seguito, ma credo molto pochi, le altre due interviste, voglio ricordare che con un evento che, triste, che però diciamo, probabilmente è stata la svolta della mia carriera, diciamo, artistica, tra virgolette, a febbraio 2016 io purtroppo ho subito la perdita di mio padre. Come ho più volte raccontato. Da quel momento io mi sono reso conto di aver avuto una notevole crescita dal punto di vista artistico. Crescita poi, tra l'altro, rafforzata dalla conoscenza e dagli insegnamenti tecnici del maestro Spina, sempre presente in tutte le mie giornate lavorative, le mie giornate artistiche. Da quel momento ho sentito forte la necessità di trasmettere su tela quelli che erano due valori secondo me importantissimi, ovvero la solitudine e l'abitudine.
la solitudine che io ho qui rappresentato come questa donna, che in realtà sarebbe mia madre. Se possiamo fare un primo piano, Davide, se ti puoi allungare. Ecco. Da questa donna che in realtà rappresenta mia madre, su una sedia a rotelle che guarda, quasi affranta, con le spalle ricurve, una sedia ormai vuota, un bloc notes e degli occhiali. E al cospetto di questa donna, la cosa bellissima, ecco, l'elogio che io faccio alla solitudine e all'abitudine, è una luna molto timida, bassa, che quasi vuole rendere omaggio a questa sedia ormai vuota. Per quanto riguarda le abitudini, io vorrei giusto aprire una piccola parentesi. Per me l'abitudine è un sentimento, è un'emozione molto forte. Spesso siamo abituati a pensare ecco, all'abitudine come un qualcosa di negativo, che addirittura qualvolta può portare noia. In realtà in questo lavoro io ho voluto, cioè, ho cercato di far capire cosa, che a volte le abitudini, anche quelle più normali, come semplicemente star seduti allo stesso tavolo, possono sembrare banali, scontate. Invece, quando poi quell'abitudine viene a mancare, ci si rende conto che in realtà quell'abitudine era probabilmente tutta la vita. Questo è il mio elogio alla solitudine e Alle all'abitudine. abitudini. E adesso la critica del maestro, del grande maestro Spinà. Ah, Il tuo commento, la tua critica a ci questo troviamo quadro. davanti a questa opera del Caraviello, che voi come andate a vedere, lui taglia completamente con questa porta misteriosa e dà la luce alla parte dell'entrata, la parte alta della luna, Maestro, se inquadra. si sposta di qua, forse l'inquadratura, no, di qua, ecco, bravo, siamo, Come ecco, andiamo bravo. a vedere, lui taglia completamente la tela dall'inquadratura verso il basso, con questa donna misteriosa taglia questo tavolo con una prospettiva diagonale, in fondo poi si eleva completamente con questa massa di colori che gira attraverso questa forma del colore, la parte bassa, in alto c'è questo blu con la luna, questa porta misteriosa, questa donna seduta che è pensierosa, non sappiamo a che cosa pensa, ma una stesura cromatica di un buon livello pittorico. Bene, quindi il tuo commento è più che positivo, mi pare di aver capito, Grazie. dal punto di vista tecnico. Allora passiamo al maestro, se lei si mette anche lei lateralmente, Pasquale è l'altro quadro, questo soggetto qui invece. Questo lavoro, insieme col maestro, abbiamo deciso di chiamarlo mio padre, di intitolarlo a mio padre. Questo in realtà, nel mio intento, è un elogio a mio padre, che mi ha trasmesso, come abbiamo più volte detto, l'amore per l'arte, un amore incondizionato per l'arte, e soprattutto un elogio all'arte. Qui ho provato a rappresentare un tempio museo. Non ho utilizzato raffigurarlo con un tetto, proprio per dare l'impressione, quasi a voler significare, ecco, che l'arte è un qualcosa di eterno, di strettamente connesso con l'intero universo. Quindi ho lasciato questo tempio museo privo di tetto, con una porta socchiusa in fondo, dalla quale fuoriesce una luce fortissima, quasi abbagliante, che sembra suggerire un percorso illuminoso, luminoso o illuminato. E la cosa importante è che questo tempio museo è costellato di colonne e statue. Queste statue che rappresentano dei cavalieri, dei nobili cavalieri, come potete facilmente osservare, hanno tutte le spade tratte, quasi a voler difendere i valori per me fondamentali, che sono quelli della famiglia, dell'amore e della contemplazione dell'arte. Qui infatti ho potuto rappresentare tranquillamente mio padre, che era solito portarci in visita ai musei a Napoli, lui adorava Napoli in modo particolare, l'intera mia famiglia, e poi in fondo c'è una figura semplicemente abbozzata che sembra aspettare. E questa figura, diciamo, può sembrare triste, ma in realtà, ecco, come dicevo per l'altro tableau, è una figura che forse mi ha aperto degli orizzonti, forse proprio con la benedizione Di tuo di mio padre. padre. Ed è a Bene. lui che ho dedicato questo tableau. Maestro. Ecco, allora io vedo che la parte
cromatica di questo quadro è completamente inserita nella parte centrale. La parte centrale che dà l'allungamento al lato prospettico dell'immagine, questa scala che sale, il cromatismo che si inserisce nelle prospettive e che dà l'apertura centrale a questo quadro, dando al cielo questo cromatismo improvvisato. In questa parte bassa c'è un alzamento dei colori dove il quadro porta l'analisi totale e la costruzione architettonica tra la prospettiva, le basi rialzanti e le figure con questo saluto all'universo, al padre, quello che vuole lui, però questo tableau ha un significato pittorico di importanza molto molto forte. Benissimo, invece questa bella signora che pare che sia al mare, non lo so, a me dà questa impressione. No, questa bella signora nasce in realtà da una sperimentazione, da un tentativo di sperimentazione, perché in quei giorni, parliamo dell'inizio del 2017, il maestro mi stava mostrando questa tecnica di stesura del colore che è molto molto particolare. E provando, della quale non posso parlare perché il maestro mi ha promesso che mi uccide, giusto maestro? È un segreto suo. È un segreto del maestro e oggi anche mio, per fortuna. E in questo tableau io ho voluto però conservare le pennellate e i cromatismi che sono, permettetemi, una mia peculiarità. Questo rappresenta in realtà, secondo me, l'elogio di quei valori ai quali forse anneliamo tutti, che sono l'amore incondizionato e la dedizione, quella che forse ogni uomo spera per la propria donna, ogni donna per il proprio uomo. In particolare io ho rappresentato questa bellissima donna, a mio avviso, che preferisce calzare il cappello visibilmente maschile, questo cappello maschile proprio per conservare un contatto costante, quasi perenne, con il suo amore, e dalle trasparenze di questo cappello si vede lei che osserva, soddisfatta, contenta, convinta, il suo cappello volar via nel vento. Quindi diciamo, è lei che, convinta, continua la sua opera di amore e dedizione. Questo bello, era quello che volevo bello, fare. Ma poi prevalgono questi blu, questi colori. I toni dominanti sono quelli del blu. I toni dominanti sono quelli del blu, perché a mio avviso, a parte che è il mio colore preferito, e poi sono quelli che comunque donano una certa serenità. E quindi ho voluto proprio dimostrare che lei, con serenità e con convinzione, ecco, ci sono anche dei toni di rosso, proprio a rappresentare, sì, l'amore forte, impulsivo, però lei con serenità e convinzione si abbandona a questo amore impulsivo, forte e incondizionato. Maestro? Io in questo quadro trovo qualcosa di bello, spensierato, questa donna che cammina, la figura domina la parte centrale del quadro, questo cappello che lo porta disinvolta, pensando al suo amore, come diceva il Caraviello, che porta il cappello di un uomo, ma la parte fondamentale è il colore che lui è riuscito a dare con questa punteggiatura, queste spalle imponenti che ti portano verso l'entrata del quadro. Questa persona sta camminando, cioè questa, sì, cammina dalla strada e entra in questo quadro, in questo mondo. Lei non è che è una figura statica, lei ha una plasticità. È dinamica, è vero, con una dinamicità molto molto forte. Poi abbiamo la parte del fondale, della parte del fondo, inserimento di colori di notevole pittura, cromatismo. C'è la parte bassa che dà questo blu che traccia e segna il volume di questa parte dominante del quadro. La parte bassa è un colore che si attenua, che spegne, ma la parte dell'elevatura centrale tra il cromatismo, la figura e l'alterazione dei colori, diremo che è quasi perfetta. Bene, Davide un po' torna su di me, perché mentre loro si portano altri due quadri, abbiamo, perché non potevamo portarli tutti, ce ne sono tantissimi, mi viene da ricordare un episodio che abbiamo raccontato. In effetti, quando il maestro ha conosciuto Pasquale, il suo primo commento era stato negativo su alcuni quadri, poi alla fine c'è stato quel quadro particolare che lui ha apprezzato molto e nel quale ha visto tutte le potenzialità
del nostro Pasquale e che stanno venendo fuori in pieno. La Allora, prossima volta lo porto. è vero, se la regia è pronta, abbiamo un altro quadro. Ci scuserete perché abbiamo dovuto un po' sistemarli in maniera così provvisoria, però è molto bello vedere questi quadri di Pasquale spaziare in questi spazi enormi dei Damiani. E allora, siamo pronti, Pasquale, quest'altro quadro. Esatto. Questo l'abbiamo intitolato Il sogno di uno sconosciuto. E voglio far notare che ho utilizzato questa volta tutte le tonalità del blu proprio per voler donare una certa serenità. Questo tableau nasce da cosa? In realtà era un sogno che facevo ripetutamente, addirittura quasi ciclicamente. Un sogno nel quale io mi ritrovavo catapultato in questo sentiero impervio, in questo sentiero buio notturno, e questo sentiero in cui, ecco, quasi a volte spaventoso. E l'unica compagnia era quella fornita da una timida luna che quasi sorridente mi accompagnava ad un personaggio, ad una figura sconosciuta, che nonostante sia sconosciuta, riusciva a donarmi una certa serenità. Questa figura che potete intravedere quasi abbozzata sulla parte destra del tableau. Bene, Ecco, e maestro? nonost sì, Scusami se hai volevo. finito. No, no, ti ho Sì, ho finito, interrotto. volevo Continua. soltanto dire una cosa, che nonostante, ecco, sia un sogno che si è ripetuto sempre in ambito notturno, io ho voluto utilizzare non Ma dei da blu quando eri scuri, no, bambino si ripeteva questo sogno? sempre No. dallo stesso evento, purtroppo, Ah, da dallo stesso quando. evento. Quindi Sì. è stato proprio un cambiamento totale Sì. della tua vita, questo triste episodio. Questo triste evento, questo drammatico evento per me è stato motivo di cambiamento dal punto di vista caratteriale, umano. Probabilmente mi ha aiutato anche a crescere. Ci Non sono so dei se. dolori che a volte, ecco, hanno questa duplice conseguenza, insomma, Sì. grande dolore ma anche rinascita, a volte grandi Ma una cambiamenti. volta racconto un episodio, mi diceva il maestro, mi diceva, perché io parlavo con lui di questo cambiamento che sentivo in me forte dalla perdita di mio padre. E il maestro, una volta giustamente, stavamo bevendo un caffè, mi disse: Pasquale, ricorda che i più grandi maestri, i più grandi artisti hanno compiuto le loro più grandi opere, realizzato le loro più grandi opere in momenti particolari della loro vita. E questi momenti particolari coincidono purtroppo quasi sempre con momenti brutti. È vero, Io è purtroppo vero. oggi non posso che dargli ragione. Bene, e allora adesso vediamo la critica del nostro Allora, adesso maestro. ci troviamo vicino a un quadro un po'. Maestro, passa di qua, vedi, perché purtroppo Adesso dobbiamo ci trovo, adeguarci. chiedo scusa, adesso ci troviamo vicino a questa opera che il colore centrale che lui ha voluto dare a questo sentiero, questa persona spensierata, spalle piegate, si abbandona in questo sentiero senza sapere dove porterà. È la parte alta della colorazione. Lui è sceso tra il sentiero, la figura e la parte dominante, e poi gli ha dato la luce verso l'alto, schiacciando questa parte col colore e dando alla parte centrale un'illuminazione che dà l'esatta definizione pittorica e il valore artistico di questo bravo artista. Bene, abbiamo un ultimo in ordine di tempo oggi, Pasquale. Sì. Questo Questo che cosa rappresenta invece? è un tableau molto particolare. L'idea di questo tableau è nata da una meravigliosa giornata passata a Miseno. Io adoro Miseno, adoro l'area di Pozzuoli, adoro Napoli in generale. In questa giornata a Miseno, mentre passeggiavamo sulla riva, scorgemmo praticamente questo bambino che giocava felicissimo nell'acqua con i genitori. E allora ecco questa visione fantastica di una ingenuità e di un'allegria meravigliosa mi ha riportato ovviamente alla mente ricordi belli dell'infanzia, i tuffi, anche perché noi eravamo soliti frequentare l'area di Miseno. E quella scena in particolare maturò in me un pensiero. Io pensai, dissi, a volte dei luoghi che tu sei abituato a frequentare, a volte sono asettici, pare non ti dicano nulla. E invece poi basta un piccolo avvenimento, Che te un lo piccolo riporta, sì. episodio che fa di quel luogo asettico, fa la tua casa. È vero, Una cosa. parole bellissime che Grazie. condivido in pieno. Maestro, a lei la parola. Sì, adesso ci troviamo vicino a un quadro di facile lettura, no?
vediamo il mare, due persone che camminano, sono belli, spensierati, come diceva prima, ma non è così, perché questo artista ha voluto ben dare un significato evolutivo a questo quadro. Come andiamo a vedere, lui ha creato la linea d'orizzonte. Maestro, non si giri, non dare le spalle alla televisione. Ecco qua, scusateci, ma noi siamo tutti in diretta. Un attimo qua, io è ancora più bello sono, così. Ecco, allora, come andiamo a vedere, lui ha creato la linea dell'orizzonte, ha creato questo mare con queste persone e, come vedete, la cosa più particolare è che lui ha creato l'acqua che spinge su questa spiaggia e si vede l'onda che quasi tocca. È l'acqua che riesce a dare il suo movimento. Queste persone spensierate con questo bambino faranno le loro vacanze in compagnia di questo artista che ha dipinto questo quadro. Bene, grazie. Allora, mentre il maestro Spinazzi siede, io volevo chiedere a Pasquale, ma ecco, un soggetto, il soggetto di un quadro, tu lo pensi, è una domanda forse un po' stupida, però me la sono sempre chiesta, cioè lo pensi prima di porlo, oppure di porlo in essere, oppure man mano che dipinge la tua mano, come dice il maestro, segue la mente? Io ti dirò, non è una domanda stupida, anzi, questa è una domanda che mi sono sempre posto anch'io. Oggi, grazie al maestro, posso tranquillamente dire che un soggetto che tu intendi realizzare non verrà mai, perché proprio perché la pittura è pathos, la pittura è passione, è qualcosa di impulsivo. Tu parti con l'idea di realizzare qualcosa, basta una piccola emozione, un cambiamento nell'umore che viene completamente stravolto. Ed è quel liberare la mano che poi ti permette di esprimere ciò che tu hai dentro. Bene, io poi volevo anche dirvi, oggi era la trasmissione tutta dedicata a Pasquale, però per chi non ci avesse seguito altre volte, dopo vi farò un'elencazione un po' noiosa di tutti i premi che ha vinto il nostro maestro, targhe d'oro, riconoscimenti, però adesso io devo dire, noi, io e il maestro insieme abbiamo fatto un regalo a Pasquale, lui non lo sa e lo vedrà come voi in diretta, perché il maestro ama molto Pasquale, l'ha detto prima, e pensa che la notorietà di Pasquale gli potrà arrivare da tutte le parti, dall'aria, dal cielo, non dal mare. Non si sa, Pasquale, lui dice guarda, non sai niente, signor Pasquale, non sai niente, però voi adesso vedrete un contributo che io e il maestro abbiamo preparato ed è il nostro regalo a Pasquale, perché Pasquale merita tutti gli elogi e tutti i riconoscimenti. Assolutamente sì. Allora, la regia manda il contributo, Pasquale zitto zitto se lo guarda e dopo commenteremo. Chissà, dopo regia, il contributo. La reazione dell'artista in questione. Caro Caraviello, questa è una presentazione speciale che mai nessuno ti ha fatto e auguri per la tua carriera dal tuo maestro. Solo io ti posso fare queste presentazioni esaltanti. Tieni. Signori, io penso che Pasquale a questo punto è rimasto senza parole e il maestro Jean-Charles, non farmi sbagliare, Spina. Allora Pasquale, che cosa vuoi dire? Sono esterrefatto e come da premessa è stata una vera sorpresa, però io vi ringrazio tanto. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci. Salve. Grazie a tutti. Fateci i vostri commenti magari sulla sua pagina. Sì, vi aspetto numerosi. Alla prossima. E se mi addormo sonno a me, e sto dormendo in braccio a te, ma com'è bella che sta luna si affaccia su una favre. Tu, vien te mare, tu, ah, vieni se sembra carezzare. Ma sulla che va su parla, ma con te mi voglio perdere. Io viendo se fa sentire colonna, c'è un fonera, che amore va pazzia. Tu, viente mare tu, vieni se sembra carezza. Questa città che bella pura fierna con frida naso maraccio passare.